cos'è che dobbiamo dire? Dobbiamo dire benvenuti tutti alla scuola di cucina al drone, senza schiantare l'olio. Ciao a tutti nella scuola di Negroni. Ha fatto tutto lei. Oggi faremo insieme la prima video ricetta, ovvero, ce lo vuoi dire tu? Sì, con i muffin alla marmellata. Alla mortadella. Oggi faremo insieme i muffin alla mortadella. Abbiamo preso una ricetta base di un muffin salato e l'abbiamo adattata secondo il nostro gusto. Quindi a noi che piace tantissimo la mortadella, abbiamo deciso di aggiungere mortadella e piccoli cubetti di formaggio. Abbiamo messo anche delle erbe aromatiche perché noi le amiamo, le mettiamo dappertutto, che ci permettono sempre di mettere un po' meno sale. Ma e quindi... dimmi. Ma posso una fettina di mortadella? Vai, mangia la mortadella, non avevo dubbi. Là. Gli ingredienti per i nostri muffin salati alla mortadella sono 125 g di farina, 60 ml di olio, 60 ml di latte, sale e pepe, 2 uova, una busta di lievito, erbe aromatiche, 100 g di formaggio a cubetti a piacere, 100 g di mortadella Negroni e 20 g di parmigiano grattugiato. Quindi io direi che possiamo iniziare. Anch'io lo direi. Ma cosa riesco lì? La mia mamma è matta. Mi servono le uova però. Tutto lo devo mettere. Certo, tutto, bianco e rosso insieme. È facilissimo fare i muffin. Una regola che vale per i muffin sia salati che dolci è quella di mescolare insieme prima gli ingredienti liquidi e poi gli ingredienti secchi. Quindi alle uova aggiungiamo l'olio, che sono 60 ml. Posso frustare io? Sì, aggiungiamo anche il latte. Posso metterlo io? E nel frattempo io taglio la mortadella. Ok, perché per me è un po' pericoloso. Allora tu tagli la mortadella e io giro. Aspetta. Sì, però ma alla fine i muffin non sono più la mortadella se la mangi tutta, Aggiungiamo un po' di sale e pepe. Poco sale, perché la mortadella di suo ha già un gran sapore. Poi aggiungendo anche i formaggi e le erbe aromatiche non c'è bisogno di aggiungere sale. Formaggio, ti piace? Vuoi sentire? No. Posso metterlo? Ah, tanto l'avevo già messo. È una ricetta semplicissima che possono fare anche i bambini. Con voi. Sì. Se i vostri bambini fanno dei piccoli disastri in cucina, non deve essere il motivo per non farli cucinare più. Tutti la prima volta siamo un po' maldestri quando facciamo qualcosa. Io tuttora lo sono. È bellissimo passare il tempo in cucina con i propri figli. Pensa che se pastrocchi impari di più a volte. Esatto, esatto. Allora, io ho deciso di mettere un pochino di timo. Mettiamo anche qualche fogliolina di Santoreggia, che dà un po' di freschezza. A questo punto aggiungiamo il parmigiano, il lievito. Ma quanta roba! E la farina. Ma quanta farina! Adesso devi essere delicata, la frusta non serve più, ma serve una spatola. Visto che è inutile che... Dai, mi hai schizzato! Scusami! Ti dico come faccio io. I bordi e poi giri. Bordi e poi giri. Ah, ok. Vedi? Finché... Vedi? Si vede ancora la farina che è separata. Sì, okay. Finché non sarà tutto omogeneo. Adesso dobbiamo riempire i muffin. Scusate, ma la mia mamma è andata a prendere una cosa. Guardate che belli. Li abbiamo neri, rosa e azzurri. Non devi riempirli molto perché loro lieviteranno. E dopo crescono. Crescono. E non vogliamo che vadano in giro per il forno. Così? Sì, così secondo me è perfetta. Scusate se non vi guardo, ma sto facendo una cosa. Se tu lo batti... Si toglie l'aria, va un pochino giù. I nostri muffin salati alla mortadella sono pronti per essere infornati. Dopo vi faremo vedere il risultato. Esatto, 180 gradi ci vorranno circa 20-25 minuti. I nostri muffin sono, attenzione, è asciuttissimo.
Amici, i nostri muffin sono finiti, sono prontissimi e fanno un profumo esagerato. Fateli anche voi, avete visto che è semplicissimo, e taggateci nelle vostre storie così potremo ricondividerli nella mia pagina. E diteci magari se volete farli in un modo un pochino diverso. Ma se la prossima volta li facciamo col cotto? Col prosciutto cotto dovrebbero essere speciali. La prossima volta proveremo anche noi. Un bacio a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!